discusso in consiglio regionale il piano vaccini, chiesto al governo uno sforzo per aumentare la disponibilità delle dosi. Il piano vaccini sui banchi del consiglio. Il piano vaccini è stato uno degli argomenti che hanno tenuto banco nell'ultima seduta del Consiglio regionale. L'assessore alla sanità Bezzini ha fatto il punto della situazione, specificando che al momento oltre 250.000 toscani hanno ricevuto il vaccino e che a marzo la nostra regione dovrebbe poter contare su altre 400.000 dosi da somministrare. La regione, ha detto Bezzini, sta costruendo una campagna multicanale per garantire massima efficienza e volumi giornalieri anche di 20-25.000 somministrazioni al giorno. Resta però il problema dell'approvvigionamento, se la regione logisticamente è pronta e la materia prima a mancare. Per questo dal Consiglio è partita una richiesta forte al Governo per garantire più disponibilità. Oggi l'argine per in qualche modo interrompere quello che è la catena di contagi che negli ultimi giorni aumenta anche in Toscana è proprio alzare il muro dei vaccini. La Toscana è risultato anche dagli interventi, direttamente o indirettamente, ha una capacità organizzativa sul piano della vaccinazione che è fra le migliori in Italia e consentitemi, oggi noi abbiamo una Ferrari che però viaggia come una 500 perché abbiamo una capacità vaccinale da parte dei nostri operatori negli hub che abbiamo messo, nelle convenzioni costruite con i medici di base, nel rapporto instaurato con il volontariato che potrebbe offrire 25.000-30.000 somministrazioni di vaccino il giorno. In realtà poi arriviamo a meno della metà perché manca la materia prima, i vaccini. Quindi anche dal dibattito in Consiglio è venuto fuori quello che io continuamente mi sento di dire al Governo nazionale, vaccini, 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 ponetevi il problema di arrivare a delle dosi di vaccino che vadano oltre quelle che sono state finora contrattate dall'Unione Europea per creare le condizioni di una vaccinazione più diffusa e comunque la Toscana con il suo più di 90% riesce oggi a offrire un vaccino a 260.000 persone nella nostra regione. Noi oggi con questa comunicazione, con la risoluzione collegata, chiediamo al Governo di darci più vaccini, di parlare con l'Europa con ancora più forza. Più vaccini avremo, più riusciremo a combattere questo terribile virus e noi vogliamo far rialzare presto la testa alla nostra Toscana e per questo con forza facciamo questa richiesta sia al Governo sia all'Europa. Oggi ci arriveranno nel mese di marzo tantissime altre dosi, 250.000 di Pfizer, 100.000 di AstraZeneca, 50.000 di Moderna, ma sono ancora, come capite bene, 400.000 dosi, molto, molto meno delle esigenze che hanno i cittadini della Toscana. Scaramelli d'Italia Viva ha sottolineato la necessità di dare priorità ai disabili e alle persone più fragili, senza dimenticare i lavoratori dei servizi essenziali. Un dato positivo in Toscana, il fatto che 260.000 persone sono già state vaccinate, c'è una grande risposta da parte degli operatori sanitari. Ottima l'iniziativa nei confronti degli insegnanti, del personale scolastico. Eravamo stati noi a chiedere che il mondo della scuola potesse essere vaccinato per primo. Allo stesso tempo una risposta importante dei medici di base che daranno risposta alle persone ultra ottantenni e queste sono richieste che avevamo avanzato, così come i volontari del 118, la protezione civile. Ora chiediamo ovviamente di andare oltre, vaccinare le persone disabili, i loro familiari, indipendentemente dal livello della disabilità, tenendo anche conto e attenzione massima al fatto del luogo dove debbano essere vaccinati tutti i malati cronici, malati oncologici, queste persone che vivono in condizioni di forte fragilità devono essere inserite nelle agende delle vaccinazioni nei prossimi giorni, non soltanto approvvigionamento ma anche massima attenzione alla loro cura. E poi ci sono delle categorie di lavoratori essenziali, quei lavoratori che erano essenziali quando c'era il lockdown, che tutti chiedevano di andare a lavorare. Ovviamente non soltanto le farmacie che sono state già inserite in questo percorso, ma anche per esempio una cassiera, un commesso di un mercato, di un negozio di distribuzione alimentare, un impiegato delle poste, un impiegato di una banca, tutti quei servizi che in termini essenziali non hanno mai interrotto di erogare servizi ai cittadini, hanno bisogno di essere considerati soggetti da vaccinare quanto prima. Con loro, che sono alcune categorie esemplificative, tutti i servizi essenziali e ovviamente le persone fragili.
critiche sono arrivate da Fratelli d'Italia e Forza Italia, per le quali i vaccinati sono un numero ancora troppo basso. Noi pensiamo che non ci sia niente per cui essere entusiasti. Abbiamo sentito entusiasta l'assessore Bezzini quando ci ha detto che 250.000 toscani sono stati vaccinati. Gli ho ricordato in aula che in Toscana ci sono 3.730.000 persone, il fatto che ad oggi se ne siano vaccinate 250.000 non ci rasserena per nulla, ma ci rende preoccupati. Per questo uno dei due atti che presentiamo oggi è la richiesta a Gianni di farsi promotore presso la conferenza Stato-Regioni di sospendere i brevetti, di espropriare i brevetti delle aziende farmaceutiche titolari dei vaccini e di produrli in proprio, di farli produrre al tessuto industriale farmaceutico italiano e toscano che è all'avanguardia a livello internazionale. Sono spariti, guarda caso, le dosi di vaccini dal mercato europeo e sono comparse nel mercato statunitense dopo che Biden aveva appunto minacciato di fare un'operazione del genere. 250.000 toscani sono stati vaccinati ad oggi, non sono nemmeno il 10%, noi siamo fortemente preoccupati, a questo bisogna porre rimedio, non è colpa della Regione Toscana, non è colpa dell'assessore Bezzini, ma il suo atteggiamento tiepido, remissivo rispetto a questa cosa ci preoccupa, vogliamo più polso, vogliamo che l'Italia, la Toscana battano i pugni sul tavolino e vogliamo più dosi per mettere in sicurezza il maggior numero di persone possibili. Seconda cosa, a chi lo diamo? Noi non riteniamo che si debba aprire una gara tra lobby. Io sono un avvocato, la lobby degli avvocati, lo dico chiaramente, è riuscita a ottenere la vaccinazione per la propria categoria. Io non toglierò, nonostante che sia a favore dei vaccini, io non toglierò una dose di vaccino a un ammalato. Quindi non utilizzerò questa scorciatoia a disposizione degli avvocati, pensiamo che ci debba essere una strategia ben precisa. Al netto della fascia A, over 80 e categorie a rischio, si deve andare non per categorie professionali o per categorie sociali, ma seguendo dati oggettivi. Prima le persone malate, quindi più deboli, secondo per fascia d'età. Siamo assolutamente delusi da quello che ci è stato detto, lo abbiamo detto sia al Presidente Gianni che all'Assessore Bezzini. Questo clima da va tutto bene a noi non piace, non va niente bene. Sono stati vaccinati in Toscana soltanto 260.000 toscani su oltre 3.700.000 abitanti. Se andiamo di questo passo i toscani saranno vaccinati fra oltre 3 anni. La domanda è: possiamo aspettare 3 anni per essere tutti vaccinati? Assolutamente no. Ecco perché abbiamo chiesto un cambio di passo, ecco perché abbiamo chiesto all'assessore e al presidente che battano i pugni sul tavolo. La responsabilità è di Roma, perché non arrivano i vaccini, si facciano sentire. Potremmo arrivare al punto in cui, da partire dal presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, i vaccini si devono fare. Vanno alle case farmaceutiche, fanno chiudere i ristoranti, fanno chiudere gli stabilimenti balneari, ci tengono in casa per 3 mesi, fanno chiudere tutte le attività commerciali, dicano pure alle aziende farmaceutiche che stanno producendo i vaccini: ci dispiace, dateci il brevetto, perché se non siete in grado di garantire le dosi necessarie per vaccinare i nostri cittadini in tempo utile, per fermare la pandemia sanitaria, per far riprendere quella che è la più grande crisi economica dal dopoguerra ad oggi, e allora quei brevetti devono diventare patrimonio dell'umanità, perché quei brevetti servono a salvare in un caso le vite e dall'altro anche la nostra economia. Non possiamo più aspettare, lo abbiamo detto in maniera molto chiara al Presidente Gianni, oggi si fanno 8.000 vaccini al giorno. Guardate che per raggiungere la vaccinazione necessaria ne occorre fare 45.000. Pensate di quanto siamo indietro. Ecco, la Toscana e i toscani non possono più aspettare. Per questo oggi abbiamo detto: se volete una mano, noi ci siamo. Se volete anche l'interlocuzione dei ministri di Forza Italia, noi siamo a disposizione, ma non ci stiamo più a questo balletto in cui si racconta ai toscani che va tutto bene. Anche il Movimento 5 Stelle e la Lega hanno sottolineato la necessità di accelerare con le vaccinazioni. Oggi principalmente mancano i vaccini. Se la Regione Toscana farà valere la sua forza nelle sedi opportune per poter forzare i brevetti in modo da poter utilizzare quella clausola che permette, in caso di pandemia e di emergenza sanitaria, di fabbricare i brevetti in deroga, i vaccini in deroga ai brevetti, forse potremmo prevedere che in un futuro
si arrivi anche a una produzione nazionale e regionale in grado di sopperire alle necessità, perché ricordo che l'immunizzazione dei vaccini non dura per sempre, ma dura solo qualche mese, per cui ci dovremo trovare ad affrontare campagne vaccinali continue. E questo comporterà il fatto che la regione si doti di una produzione in proprio. È stato contestato il fatto che sostanzialmente per noi è come se lui chiedesse che dal cielo gli arrivasse la manna. E è stato anche contestato il fatto che qualche altro presidente di regione in qualche modo se le va a cercare le cose. Ognuno di noi è artefice della propria vita e conseguentemente per i toscani credo che le cose debbano essere cercate, non aspettato che venga dall'alto. Per cui questa comunicazione sui vaccini è uno status che riteniamo piuttosto deficitario. I criteri così tanto entusiastici non credo che dobbiamo considerarli tali, io credo che dobbiamo metterci a pancia sotto e cercare di aumentare la vaccinazione, aumentare i vaccinatori, perché poi si rischia di perdersi nei meandri burocratici che impediscono, come è successo a dei medici della mia provincia di Grosseto, praticamente hanno saltato di 2 ore la possibilità di inserirsi nella piattaforma e quindi sono rimasti al palo. Credo che in una situazione di emergenza come questa le incombenze burocratiche devono essere assolutamente, assolutamente bypassate e superate, se no non si va da nessuna parte.